muore di mostri. Oh Cristo, un creeper. No, chiuditi. C'è un creeper. Affacciato alla finestra. Cosa vuoi? Io ne ho 23. 24. 25. 26. 29. No, 28. Del carbone. Cazzo, buono, ecco. Avevo intenzione di andare a scavare. Pani, ce li ho. Ok. Si va a minare le grotte. In cerca di dungeon oppure di carbone o di diamante. Devo scogitare un modo per fottere tutti i creeper che ci sono, se ci sono. Sicuramente qualcuno c'è. Ho questo sospetto e quindi mi dovrò scogitare in privato, ovviamente non posso farvelo certo vedere qui nel video. Un modo è un luogo dove nascondere i diamanti. Corridoio oscuro. Mi scrivono su Skype, ovviamente. Madonna! Madonna che paralisi! Mamma mia! Addio! No, davvero ragazzi, mi sono cagato in mano. Perché era nel buio. Me lo sono trovato a 1 metro dalla faccia. Qui che c'hai? Spera, non è che mi posso sempre fare male. Torce sulla destra, si scende. Torce sulla sinistra, si torna indietro. Perché dove stiamo? Sì. Ok, qui posto nuovo. No, ennesimale. Da chiudere. C'era ossidiana. Lava, carbone. Mi raccomando, non cadete nella lava perché è veramente la cosa che peggiore che vi può capitare. Cazzo. Già è vero, no. Che vi può capitare su Minecraft, morire nella lava, soprattutto su un server, quindi che state giocando online, si presuppone. Ci serve un sacco di carbone, ovviamente. Carbone ce n'è. Carbone ne
lo abbiamo finito giusto perché non abbiamo avuto voglia di scavare ancora, che altrimenti i carboni se ne trovano qualcosa alle palle. Diciamo che è partita bene questa zona scavi. Io ho trovato subito ferro. Vabbè che è una zona. Vabbè, fammi prendere anche questa. Ok. Stai facendo? Ah, una cosa che vi posso consigliare. Quando fate un tunnel, evitate di fare un buco nel muro praticamente. Ripulite la zona. Rendetela un tunnel esplorato. Un tunnel ben definito. Senza finti scalini. In modo tale da non perdervi più di tanto. E se voi fate così, sembra che ci siete passati, quindi non vi diminuisce. E che cazzo. Diminuisce la facilità con il quale potete perdervi. Ecco. No. Ecco, ad esempio qui, questi. Così. Tanto. Tutto di guadagnato. Tanto droppano pezzi di marmo. Scusate, sto un attimo fermo che devo rispondere su Messenger. Su Skype, questione di 2 secondi. Un mio amico che mi sta chiedendo dove mi trovo, che sto a fa. Gli ho detto che sto facendo i live commentary. Interessante. Ci sto, Cristo. Ah, ci sto disponibile. Dove sta andando? Penso che non ci sia più niente qua. Però, per la legge che vi ho detto prima, o lo chiudete, oppure lo rendete anonimo, come una qualunque rientranza qualsiasi. Ma vaffanculo tu e sto cazzo di lag. Guarda che nervosa. Il lag non è dovuto a me, ovviamente, è dovuto al server. Che c'ha la colite. Pulito. Magari facendo così scoprite dei giacimenti nascosti di qualcosa. Ieri non mi era venuto in mente di fare queste cose così, infatti ho dovuto fare slash home per tornare a casa perché ero perso. Vedete com'è più pulito così. Stessa cosa quando... Redstone, anche se non mi serve la raccolgo. Abbiamo tipo 100 di redstone.
faccio un po' di pulizia. Dice dell'altra redstone. Ecco, dovremmo un pochino rimettere a posto qui che non si capisce. Vedete, questo è un po' un casino, così. Ho del ferro. Fastidiosissimo terriccio. Avrò a chiudere il buco. Ok. Sì? E chi? Sì, lo vedo anch'io. Torniamo a controllare. Come? Ma che ti sei impazzito? No, 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 allora. Torno a casa a vedere. Perché sono dei grifier che tentano di... Posso rischiare che mi si fre che mi rompano un'altra volta la casa. Qualcuno c'è. Perché veramente non ha senso così. Sto andando a casa. Metto le torce così non spawnano più i creeper e mi fanno prendere le paralisi. Allora, nella casa vecchia non importa chi c'è, tanto non c'è niente lì dentro nascosto. Oh sì? Andiamo a controllare. Aspettate. Un po' di torce che fanno sempre bene. Deve essere per forza notte qua. Dove c'è suspense. Io non ho paura di niente, tranne che del lag. Chi c'è in casa? Porta aperta, pezzi di merda. Non mi avrete vivo. È chiuso quello. Aspetta, vediamo sopra. Sento il rumore di ragni, ma... Li schiaccio i ragni. Qualcuno li schiaccia i ragni. Ecco i picconi dov'erano, li avevo visti. Vabbè, comunque. Non hanno preso niente, quindi falso allarmissimo. Posso tornare alla casa principale. Dov'era che sentivo il ragno? Non importa. Ops. Cazzo. Ok. Tornerò a casa, poi finisce questo episodio di Live Commentary. Sempre in testa. Devo sentire i ragni. C'è gente che mangia. Sono le 7 adesso. Quando guardo qui fuori mi sembra sempre giorno. Diciamo che possiamo concludere qui il nostro live commentary. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. 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 Ciao.